Buon pomeriggio, siamo con i ragazzi della Juniores Nazionale dell'Ostia Mare di Mister Bellini che stanno preparando la sfida contro il Santa Maria delle Mole Marino, avversario sabato pomeriggio qui al Lanco Marzio. Alcuni test di velocità per i ragazzi bianco-viola, a seguire una parte tattica che concluderà la sessione di quest'oggi. Sabato pomeriggio, come abbiamo detto, la sfida contro la formazione castellana che è distante 3 punti dalla compagine bianco-viola, che invece è prima in classifica con 14 punti. Seguiamo le indicazioni del mister Bellini qui in quadrato. Velocità. È chiaro il tragitto? I ragazzi che appunto effettuano questi esercizi di velocità, a seguire ascolteremo Campa Bianca, intervistato questa settimana come d'abitudine nelle nostre interviste settimanali per la categoria Juniores Nazionale. Pomeriggio con Giuseppe Cappabianca della Juniores Nazionale di Mister Bellini. Buon pomeriggio Giuseppe. Buon pomeriggio anche a te. Consueta intervista settimanale, in questa settimana appunto abbiamo Giuseppe, uno dei cardini di questa Juniores Nazionale dell'Ostia Mare che prima in classifica e reduce dal pareggio con il Cinzia. Analizziamo questa partita con Giuseppe, com'è andata? Veramente siamo partiti bene, abbiamo attaccato tutto il primo tempo, anche il secondo, però abbiamo peccato e non abbiamo concluso le azioni da gol. Infatti nell'ultimo minuto abbiamo preso il gol non meritatamente, giustamente. È sfumata nel finale questa vittoria per la formazione bianco-viola, peccato, però comunque l'Ostia Mare ha giocato, ha continuato a cercare sempre il gol e soprattutto mantiene questa prima posizione in classifica. Insomma, la stagione sta andando bene. Sì, sta andando nel verso giusto, infatti stiamo lavorando anche durante la settimana per la prossima partita che abbiamo. Speriamo di vincere e quindi conquistare i 3 punti. Sabato pomeriggio, sempre qui al Lanco Marzio, arriva il Santa Maria delle Mole Marino, un altro avversario insidioso. Sì, è una delle prime, sempre nelle prime 5. Speriamo di vincere, così di staccarli dalla posizione che abbiamo tuttora e quindi di portarci avanti nella classifica. Senti, cosa è mancato contro il Cinzia e su cosa state lavorando per questo prossimo avversario? Per me quello che è mancato col Cinzia è la cinicità, cioè sfruttare le occasioni da gol e chiudere subito la partita. E allora diciamo in bocca al lupo per la partita con il Santa Maria delle Mole e soprattutto in bocca al lupo a te per una grandissima stagione. Crepi. Grazie Giuseppe. Grazie a te.